3 giugno 2016, siamo alla vigilia del Palio Straordinario 2016 di Torrita di Siena e iniziamo con la contrada di Re Fenero, quest'anno in una location nuova e con tanta gente, vedo. Sì, diciamo che è stata una soluzione dell'ultimo secondo causa delle vicissitudini così interne a Torrita, però come vedete la location è degna della serata. Quindi. Ecco, fra le novità che abbiamo visto, un bel ritorno, ovvero Alessandro Massaro, che ha già corso per la contrada di Re Fenero. Perché questo ritorno? Ma non è un ritorno perché lui non se n'è mai andato. Già da gennaio lui sapeva che avrebbe corso il Palio di Giugno e già da gennaio sapeva che a marzo avrebbe corso Andrea Peruzzi. È stata una scelta mia personale di poter, diciamo, gestire due fuoriclasse della piazza in due momenti diversi della serata. Quindi lui non se n'è mai andato, anche perché è uno dei contradaioli più attivi e più importanti che abbiamo a nostra disposizione. Allora andiamo a salutare Alessandro. Allora, siamo di nuovo a casa. Eh sì, siamo di nuovo a casa, con piacere. Allora, questo Palio Straordinario sarà un'edizione veramente straordinaria anche per quanto riguarda la corsa, perché sarà disputata su due batterie da quattro. Ecco, come ti sei preparato in qualche modo per gareggiare a quattro? Ma io sicuramente penso che come batteria saranno più veloci, quello sì, però come preparazione, come sempre, ci metterò tutto il possibile per portare a casa questo palio, come ho fatto sempre. Ricordiamo vincitore nel 2010 con la contrada di Portasole, quindi sai già cosa vuol dire una vittoria. Certo, certo, questa però sarebbe più importante. Ultima domanda al volo, fra i fantini quello che temi di più in assoluto? Ma non ce n'è nessuno che temo, conta molto, conta il somaro, vedremo la sorte cosa ci porterà. Bene, allora Emanuele, ieri sera per un problema tecnico abbiamo avuto, non abbiamo potuto riprendere la contrada di Re Fenero, l'esibizione in piazza, quindi ecco, ci fa piacere, insomma, ecco, ricordare i ragazzi che hanno fatto l'esibizione ieri sera e ci farebbe piacere, insomma, che tu stesso le presentassi. Allora, io le farei presentare da soli perché fondamentalmente sono ragazzi non timidi e che da sempre prendono in mano la situazione di contrada e sono stati, diciamo, hanno riportato lo spirito di Re Fenero in piazza con grandissimo onore. Tra l'altro il numero che ho visto io in televisione è stato perfetto, 30 secondi di numero, non c'è stato un errore, quindi poteva essere anche di buon auspicio per il giudizio finale, no? A parte gli scherzi, vorrei che si sentisse la propria voce e le farei presentare uno per uno, iniziando dagli sbandieratori. Prego. Buonasera, Francesco Florio, bandieratore, e che dire? Siamo contenti per le premesse che ci eravamo fatti, siamo contenti perché il tempo è stato poco e quindi l'esecuzione del numero è riuscita abbastanza bene e i nostri due tamburini hanno lavorato molto meglio di quello che ci aspettavamo e niente, sono contento di aver fatto coppia con Gabriele, che era una cosa che volevo fare da anni. Gabriele, com'è stato questo numero? Soddisfatto anche perché il tempo era poco. La cosa è stata dura, però ci si è fatta e sono contento di quello che è riuscito, quindi a posto così. Una battuta anche per i tamburini. Allora, Simone Giannini. Contemori Filippo. Com'è stato il vostro numero? Com'è stato? È stato, a noi ci è piaciuto, per cui la contrada è rimasta contenta, per cui a noi ci basta questo, premio o non premio, personalmente una cosa a parte, l'importante è fare la figura, una bella figura per la contrada, anche perché da tanti anni, almeno per me, che riscendevo in piazza, erano 11 anni come rivestivo con i colori, per cui è andata bene così, né lode né altro, va benissimo così. Cosa ne pensi del premio che è stato dato a Tamburini? Allora, secondo me il premio è stato dato in maniera giustissima, anche perché comunque hanno dato quella marcia in più in piazza rispetto a tanti altri. Sono contento perché comunque sono ragazzi che come noi si danno da fare, sono ragazzi che si impegnano, per lo straordinario c'è stato anche pochissimo tempo, quindi ecco, io posso solo che congratularmi con loro e sono contento anche del resto del mio gruppo che insomma abbiamo dato comunque il massimo e il risultato c'è stato. Poi soprattutto sono contento di
aver risonato anche con Simone, che era dal 2005 che non risonavamo insieme, e soprattutto nella mia contrada, che era ormai dal 2008, sì, dal 2008 che non risonavo, quindi mi ha fatto molto piacere e sono contento di tutto lo stesso. Bene, complimenti ragazzi, torno un attimo da Manuele, scusate se per le spalle. Ecco, ora noi abbiamo visto anche nella presentazione anche un'altra figura storica del Palio a questo punto, ovvero lo speaker. Però dov'è questo speaker? Lo speaker lo andiamo a cercare. Andiamo a cercare lo speaker. Con la telecamera live. Live. No on demand. No on demand. Allora, dici un po' te, dove siamo? Allora, qui ci addentriamo tra il girone dei lussuriosi e il girone dei vogliosi. Ecco, quali sono? Ecco, questi dove siamo? Questo è il girone del Cresci Bene, Cari Pasto, che ancora sono un po' giovanine. Questo è il girone dei chiacchieratori. Ecco. Eccolo qua, vedo lo speaker. È lui lo speaker. Eccolo lì lo speaker. Eccolo speaker. Ma c'è anche la telecamera. Sempre la telecamera. Questo è lo speaker del Palio. Vabbè, da domani sì. Domani. Allora, buon appetito, com'è la cena? Buonissima, come sempre, il Refenero è sempre buono. Allora ci vediamo domani. Ci vediamo domani in piazza e poi al gioco del pallone, al campo di gara. Benissimo, ciao. Seconda contrada di questa sera delle scene propiziatorie, la contrada Stazione. Siamo qui con Silvia. Buonasera a tutti. Che è stata protagonista dello spettacolo di apertura. Purtroppo ce lo siamo persi. Puoi raccontare male quello che è successo? Molto male. Dunque, noi questa sera abbiamo la scena brasiliana, quindi ci siamo ispirate, noi ragazze di contrada, a fare un piccolo ballettino brasiliano che sinceramente è venuto anche bene, non ci lamentiamo. Poi avevamo anche il nostro Chialligno, nostro number one praticamente, che quindi niente, abbiamo fatto un piccolo omaggio al Brasile, insomma, poi quelle vere arriveranno dopo. Perché il Brasile? Il Brasile è il paese numero uno in tutto il mondo. E Stazione è contrada numero uno in Torri Tangi. Allora questo gemellangi con la vittoria Angi, e abbiamo Ferrarangi Spighettangi che vince domani. Oggi numero 10, domani numero 11. Speriamo, veramente speriamo. Mi sembra tutto molto chiaro. Presentazione del Fantino, Fantino riconferma. Poi anche questa volta ci risono, speriamo, va. Come la senti? Ormai questa contrada ti ha un po' adottato, come la vivi questa contrada? Come una famiglia, uguale, ormai mi sento proprio in casa qui. È inutile, mi fanno sentire il figlio di tutti, veramente. Simone, non siamo con il presidente, ma ci sei tu a sostituirlo che per altri motivi. I giovani della contrada, una contrada molto attiva, una contrada che fa molte iniziative, puoi raccontarci brevemente quello che succederà anche nei prossimi mesi? Allora, la contrada innanzitutto è sorretta da un grande gruppo, non solo di giovani ma anche di vecchi. Tutto questo è grazie a una grande coesione che abbiamo ritrovato, non l'avevamo mai persa, ma ora obiettivamente è stato il coronamento di due mesi veramente, veramente belli. E grazie a loro e grazie a tutti quelli che si mettono in gioco tutte le volte, come qui non c'è, ma nominerei Roberto Falciani, detto Pisellino, che grazie a lui e grazie a tanti altri comunque che riusciamo a fare queste scene così belle. E la contrada va vissuta tutto l'anno, noi la viviamo tutto l'anno, e la cosa che secondo me ci fa onore è che non solo viviamo la contrada durante il Palio, ma con altre manifestazioni come saranno Bambini a Campini a settembre e poi la recita a Natale. Quindi noi riusciamo a viverla tutto l'anno e non solo per la corsa, ma per tutto quello che è la contrada, è vivere insieme. Poi certo, abbiamo preso lui non a caso, perché l'obiettivo principale è quello di vincere e noi vogliamo vincere. Questa scena l'abbiamo fatta perché vogliamo vincere, abbiamo preso un Fantino come lui perché questo ci può aiutare, insomma. Aspetta, allargarti, aspettiamo domani sera, poi vediamo. Di solito lui si allarga, quindi si allarga anche stasera. Effettivamente, diciamo, ci metto del mio, no? Regolamento un po' diverso per questa batteria, per queste batterie. A 4 invece che a 2, pensi che cambierà qualcosa per la gara? Ma secondo me è ancora più bella così, sarà ancora più combattuta. Chiaramente prenderò la testa, andrò avanti io e comanderò il gioco. Bene. Posso dire una cosa, secondo me è anche più democratica, nel senso che avere tre batterie di due
contrada, e una batteria, una contrada da sola non era possibile. Non era democratico, ma ora è giusto così che sia una batteria a 4 e una a 3. Sempre la solita storia, certo, sempre certo, la solita. Buon pali allora. Grazie altrettanto, ciao. Terza contrada per le scene propiziatorie, la contrada Le Fonti. Siamo con sbandieratori, tamburini, presidente e il fantino. Vorrei intanto iniziare con una domanda un po' curiosa verso il presidente. So che la scelta del fantino è stata molto particolare questa volta. Com'è avvenuta? L'ho scelto io. Questa volta avevo tre possibilità, però erano tre amici, tre contradaioli, e la sorte ha voluto che uscisse Michelangelo, detto Fracassa, e quindi correrà lui per il palio del 4 giugno. Michelangelo, palio straordinario del 2006 ti ha visto vincitore con la tua contrada. Altro palio straordinario, ma questa volta con un regolamento un po' speciale. Come la vedi questa corsa? È cambiato qualcosa, però la fortuna la fa sempre da padrona, insomma marzo ce l'ha insegnato. Sono pronto, carico al massimo, e magari potrei vestire i panni del bello di notte. Chissà, chissà. Intanto vi siete aggiudicati un premio ieri sera. Ricordiamo la gara a coppie sbandieratori e tamburini che ha visto vincere sulla piazza i vostri sbandieratori. Li vogliamo presentare, Nico? Allora, abbiamo gli sbandieratori che sono Stefano Falegnami e Gabriele Grotti, e i tamburini che sono Ettore Cassioli e Lorenzo Papini. Bene, un quartetto molto affiatato che non era la prima volta che scendeva in piazza, giusto? No, assolutamente no, e vorrei dire se ha fatto questa scelta di proporre il quartetto 2012, ma perché per un palio a giugno ci voleva un quartetto straordinario, ecco. Un quartetto straordinario che stasera vedo un presentatore della serata. Giustamente, stasera mi hanno vestito nei panni di Paolo Bonolis, solo che sono un leggermente superiore, perché insomma non ci incischio io, diciamo. Però c'è da ringraziare questo premio, anche il nostro inno che ci ha accompagnato durante i mesi di prova, che è stato fantastico. Se vuoi te lo mostriamo ora un secondo. Se vuoi, perché diglielo, c'è Stefano che è il nostro cantante ufficiale del quartetto e adesso inizierà l'inno. Vai, io ti mimo un po' la simulazione. No, John Cena. John Cena. John Cena. Tataratta. 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 Mi spolvero le ascelle, più che il CV. Andare, 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 stand by me. È stato un po' questo che secondo me, grazie a questo inno, ci ha tirato fuori la forza per vincere. Basta, ragazzi. Vi ha sciolto, ragazzi. Vi ha sciolto, vi ha dato la carica in più. Ci ha dato quella carica che è l'ultimo gradino, che è quello che te lo fa fare. Bene, allora io vi auguro buon palio, ragazzi. Grazie. Con questa carica anche domani sera. Domani sera si vola noi, sta tranquilla. C'è Michelangelo, ha detto, gli ha messo le ali a Ciuco. Bene ragazzi, buon palio. Fracassa, perché fracassa è il fattino che abbiamo, di tutto il resto ce ne impegniamo. Portaci, portaci, portaci sto palio, oh fracassa, portaci sto palio. Quarta contrada che incontriamo questa sera, contrada di Porta al Sole. Andiamo qua. Presidente, Mirko Zurli, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, mi sembra il clima molto caldo. Abbastanza caldo, sì, diciamo, dai. Per essere una cena propiziatoria di un palio straordinario abbiamo una buona partecipazione di gente, quindi siamo contenti. Quanti siete? Ma il numero più o meno non l'ho contato, comunque siamo una bella cifretta, dai. E siamo contenti. Tutti i soci che hanno partecipato alla cena e va bene, insomma. Allora, l'anno scorso Jessica fece l'intervista e peggio di così sì, non si poteva andare. Allora, quest'anno ci provo io. Proviamo, vediamo se dipende dalla Jessica e vediamo un po' che viene fuori quest'anno. Allora, dunque, il fantino è una conferma, partiamo da questo punto. Partiamo dal punto che Matteo è al terzo palio con noi, quindi è una conferma. Diciamo che a questo punto si è detto, fantino è sempre il solito, cambiamo la casacca. Ecco, la casacca.
perché la casacca qui vedo un po' di disegni, sì. Ecco, com'è andata? Che è successo? Ma che è successo? Niente, si è fatto un concorso fra bambini del Contradaioli, abbiamo fatto realizzare dei bozzetti e poi ne abbiamo scelto uno e abbiamo realizzato la casacca per il Fantino. È quello migliore e ancora però non è ancora stata svelata la casacca, quindi siamo, non si può avere l'anteprima. Niente anteprima. Niente anteprima. L'unica cosa che ti posso dire è questa, che io ho detto la casacca è nuova. Il cap è nuovo. Il Fantino va bene, è bravo. Poi dice non c'è due senza tre. Non c'è due senza tre, il presidente è nuovo, dico se non si vince manco quest'anno bisogna cambiare il procuratore. Però il procuratore, attenzione, il procuratore che ci viene incontro, perché... il procuratore. Ecco qua, che anche lui però ha cambiato casacca diverse volte. Lui è un mercenario, lui va dove... da tutte le contrade. Allora, a lui, dunque, la domanda specifica. Sì. Dunque, allora, quali sono, diciamo, le caratteristiche di questo Fantino? Ma Matteo ha potuto dimostrare poco le sue potenzialità perché il Somaro non gliel'ha permesso. Il sorteggio in questi due pagli che ha corso non è stato benevolo nei suoi confronti, però è un Fantino che... sicuramente ha delle doti eccezionali perché è un Fantino scaltro, è svelto, è intelligente, deve solo avere la fortuna di trovare il Somaro che gli permette di mettere in luce le sue caratteristiche, poi se c'è la fortuna lo vediamo insomma al palio. Beh, allora, dopo una presentazione di questo tipo, Matteo, allora, questo palio sarà un po' strano perché comunque vedrà la prima batteria a 4 come la seconda, come si è preparato in modo particolare oppure c'è qualche... Ma la batteria non è venuta male, io spero nel Somaro che mi dà fiducia e che si prova ad arrivare in fondo, fino alla finale. Ecco, fra gli altri Fantini qual è quello che temi di più? Quello delle fonti, perché nel sorteggio ha sempre avuto fiducia e parecchio, come si può dire, fortuna. Ecco, ha detto fortuna. Fortuna ho evitato. Allora, dunque, passiamo dai Fantini, passiamo invece alla serata di ieri sera. Alle bandiere e ai tamburi, allora presentaci i tuoi sbandieratori. Il nostro quartetto è un quartetto vario, sono qui con noi, c'è Filippo Mazzolai che è il nostro tamburino, insieme a Alessandro Zollo che ora non è qui con noi ma insomma anche lui fa parte del quartetto, c'è Luca Vannozzi e Michael Amorevoli. Un quartetto un po' vario, abbiamo due intrusi diciamo che sono ormai con noi da diversi anni, però si sono a parer mio comportati degnamente e egregiamente in piazza difendendo i nostri onori e ci riproveremo l'anno prossimo. Bene, allora, visto che ci riproveremo l'anno prossimo, io però qui vedo un sacco di roba che passa avanti e indietro. Quella è ci riproveremo quest'anno. Ci riproveremo. Sì, con quella lì è roba buona che viene dalle nostre cucine. Ecco, io farei un bello zoom su questa. Ci invoglia a mangiare, quindi siamo qui pronti per. Mi sembra che. Allora, ci ha da dire una cosa. No, veramente ci va a dire una cosa. Lo sbandieratore, quello insomma che ha tirato anche sul numero coi lanci. Eccoci. La parte più spettacolare, diciamo, l'hanno fatta loro. Ecco, com'è stata questa parte spettacolare? No, parla Michael. Parte spettacolare, noi ce la siamo giocata come, con le nostre possibilità. Come tutti gli anni diciamo abbiamo avuto la nostra sfortuna, però ci riproveremo l'anno prossimo. Prossimo anno. Sempre il prossimo anno, sempre, tutti gli anni è il prossimo anno. Bene, allora, noi vi salutiamo. Opera, attenzione che qui... La roba passa. La roba passa. Bene, e ci vediamo domani allora. Va bene, ci vediamo domani, speriamo nel sorteggio. Speriamo, e nel tempo. Speriamo che la Jessica a questo punto, la sfortuna sia rimasta là con lei. Sì, e quindi ora non ci sta sentendo. Non ci sta sentendo, no, si è scelto Nicola apposta. Abbiamo cambiato tutto, vediamo un po' se... Vai, a posto così allora. A posto così. A posto così. Ciao a tutti. Ciao. Contrada Porta Gavina, cena propiziatoria, siamo con il presidente Cesare Rosignoli. Cesare, una cena straordinaria. Una scena straordinaria, sì, perché pensavamo di essere pochi e questo palio invece all'ultimo momento siamo riusciti a rifare un bel numero tipo la cena di marzo. Come abbiamo letto dal giornalino è stata fatta una serata in tema vintage. Irene, ci puoi spiegare perché questa scelta e come è stata organizzata la serata? Ma niente, tutto è partito dalla volontà del corteo storico di inserire domani, come vedrete, tre figure in più in ogni contrada. Figure appunto che indosseranno abiti vecchi degli anni 60, 70, 80 e quindi anche noi abbiamo pensato di ricreare
E durante questa cena, questo clima, abbiamo appeso nella sala vari cimeli di contrada, come questa palla fatta con i CD, oppure anche quello stendardo del Palium Carrettorum del 57. E niente, come sentite in sottofondo, non so se si sente, canzoni vintage e poi appunto tutto qua. E vediamo sul muro Boys Gavina, i Gavina Boys. Certo, quello è lo striscione che è immortalato nella nostra tribuna, nelle foto che tutti i nostri contradaioli hanno, o cartacee oppure sul PC, quello striscione c'è sempre. È stato rinnovato penso 2 o 3 anni fa con un altro in PVC, però quello lì veramente è proprio lo striscione che ci identifica da decenni ormai. Anche noi siamo Gavina, cioè io mi sento un Gavina Boys, ma anche Moreno, Cesare, siamo tutti Gavina Boys noi. Tutti Gavina Boys che continuano a confermare il solito fantino. Certo, cavallo vincente non si cambia. Ormai è vintage anche Baturlo, dal 2008, dal 2007 che ci corre? 2008, avevo ragione. 2008 vincitore di un Palio. Il 2009, quindi l'anno dopo subito, subito vincente. E poi 2011. Bene, ci stiamo preparando a questo Palio straordinario con anche qua un'altra novità, ovvero questa batterie a 4. Come la vedi questa nuova regola? Come ti sei preparato? Come pensi che reagiranno i somari? Ma sicuramente secondo me verrà molto meglio, hanno avuto una buona idea di fare 2 batterie da 4 e secondo me ci divertiamo molto. Pensi che gli animali reagiranno in modo diverso rispetto a trovarsi a 2 o a 4 all'interno del campo di gara? Sì, secondo me ci sarà ancora più battaglia essendo in 4. Bene, grazie. La contrada di Porta Pago, qui siamo, sembra essere tornati agli anni 60. La serata è anni 60, abbiamo voluto rievocare insomma e festeggiare questi anni di festa, abbiamo fatto una serata a tema, e la serata praticamente è ambientata nel 1963, anno di inizio della nostra manifestazione. E devo dire che la serata è riuscita molto bene, è stata recepita da tutti quanti. Siamo... E poi devo dire col sottofondo di Sognando California di Dick Dick. Bellissimo, bellissimo, serata molto bella, ambientazione molto bella, gente stupenda. Allora, stasera bisognerebbe parlare di fantini, di somari, però stasera non si parla di questo. Una volta facciamo un'eccezione e andiamo a conoscere ovviamente i ballerini. Li puoi conoscere tutti uno per uno. Andiamo a conoscere i ballerini. Prego. Allora andiamo a conoscere i ballerini. Nome? Marco. Marco. Però la musica manca qui, attenzione, c'è stato un attimo una defaianza musicale. Allora, eravamo rimasti, Luca. Allora, c'è Rodolfo Damicelli che vedo in completo proprio anni 60. Direi quasi più 55-60, che dici? Ma poi lo devi guardare nei particolari, esatto. minimi particolari. Sono quelli che fanno la differenza. Perché la coccarda è storica. La coccarda, ecco, io direi a Sabrina, vedi la coccarda proprio storica. E che cosa c'è? Lì c'è una bandiera. Una bandiera che non si tocca. Non è una bandiera di contrada. Però in questa serata tutto è permesso. Però alle spalle vediamo che anche lui non è miss perfetto. Lo chiamo. Ecco qua con Acqua Azzurra. Acqua Chiara. Roberta. Ciao. Com'è la serata? Movimentata. Ecco Riccardo Roghi. Perfetto. Soprattutto la cravatta eccezionale. Tutti in tema. Allora andiamo a conoscere anche quelli dietro, certo, perché sennò certo. Chiedo permesso. Allora no, volevo sapere, ecco, questo proprio tenuta anni 60. 69 questa è per 69. Perfetto. E quindi a questo punto, con le note di Battisti, a questo punto salutiamo la contrada di Porta Pago.
ballerino che c'è, mamma mia. Chi è che guida? Vai là! Bravo! È andata! Siamo con Enrico Buracchi. Sì! A posto. Presidente della Contrada Portanova. Sì! Che vediamo molto carico. Sì! Per questo palio straordinario. Ma sai qual è il problema? Che la carica chi è che me la dà? Me la danno tutti loro. Tutti loro me la danno la carica. Loro hanno dato la carica a me. E noi si dà a lui. Questa è la Contrada Portanova. Perché la carica è partita da lui, è partita da Romano, è partita da Sauro, e poi da Giuliano, e poi da Marco, da Fabrizio, e poi piano piano è come una vespetta che si posa dentro il polline, ta 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 ta. Questa è la carica, questa è la Contrada. Dai, parliamo di cose serie. Presentaci però queste persone. Ora te le presento io questi grandi personaggi. Sauro Terrosi, Fantino presidente, Fantino vincitore del palio del 1970, eccolo qua alla mia sinistra, Alessandro Guerrini vincitore palio 2012, 13 e 15, e poi qui abbiamo la creme du creme, Flavio Di Lorenzo e Edoardo Boni vincitori del premio sbandieratore e tamburino del 2015, quest'anno ottimo premio. Poi abbiamo dottor Bufalini, presidente della Contrada Portanova, visto che si fanno i 50 anni di palio, è giusto che questa festa sia dedicata a loro. Dietro abbiamo Giuliano Scarpini, faceva parte di uno dei primi consigli della Sagra San Giuseppe, accanto al nostro vicepresidente Luca Betti e accanto all'altro presidente, ex storico presidente di Contrada, Nico Faralli. Presidente, anche lui. La festa è cambiata molto in questi 50 anni. Non è più quella di prima, però ci si sta bene. C'è sempre questa atmosfera. Pensavate 50 anni fa che sarebbe diventata una cosa di questo tipo? 50 anni fa era una festa per noi di paese, dentro le mura. Poi con le 8 contrade il discorso è cambiato. È cambiato in meglio, è bene che tutti godano di questa festa. Perché è una festa semplice, fatta di personaggi bravi, è una cosa alla buona, però è fatta bene. Alessandro, correrai per la 50esima, per il 50esimo anno della festa e la 60esima edizione, tu di pali ne hai visti tanti. Sei arrivato qua che non eri ancora maggiorenne la prima volta che hai corso. Come la vivi questa festa? Sì, è vero, il mio primo palio ho corso con la firma dei genitori a 16 anni e ho avuto la fortuna di vincerlo per la stazione, che tuttora ancora ringrazio. Poi da lì è iniziato il mio cammino, un po' di digiuno, però poi posso ritenermi fortunato di avere la fortuna di montare per la Contrada Portanova, che dalla Contrada diciamo è diventata una famiglia. E questa festa, non so, ma quando ho saputo anche che ci sarebbe stato lo straordinario, è stato più che felicità, veramente contento. Quando si tratta di scendere qua, ormai non è né una scusa né niente, lo faccio con il cuore, è un piacere, poi soprattutto per loro, non so, ma è... Siamo pochi, però ci si vuole tutti bene. È una vera famiglia. Sì, ma per me la festa anche in generale, a me piace tutte le contrade, il palio, tutto loro, è veramente un piacere essere qui. Come sempre cercherò di mettercela tutta, speriamo in quello che ogni fantino vorrebbe. Grazie Alessandro. Enrico! Allora, ci è venuta a trovare una grandissima sorpresa, ha fatto a tutti, una carissima amica viene dalla Sicilia, Francesca Boni! Ciao, salve a tutti! Dici, cosa vuol dire Francesca Boni qui? A parte che è Boni, 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 no? Francesca Boni è la sorella di un nostro tamburino Ignazio. Ignazio ci ha lasciato un po' di tempo fa, ma è qua. E lei perché, per scherzo, è venuta qui questa famiglia? Bello scherzo! Portanova è così!
Come sei stata accolta dal contadino? Sono stata accolta come una contradaiola, dai! Bene, buon palio ragazzi! E poi un grosso applauso a Massi Sound. Eccoci alla contrada del Cavone. Io non so quello che verrà fuori. Nemmeno io. Neanche. Buonasera. Buonasera. Mi sembra che il clima basta. No, siamo un po' mosci come sempre. È un po' mosci, sì. È una contrada un po' moscia, si cerca di svegliarla ma non ci si fa. Allora, un po' di mojito stasera si è preso? Ma anche due forse, eh. Sembra una situazione abbastanza interessante, eh. Situazione interessante. No, siamo tutti fiduciosi per questo video. Palio, sperando di non essere sopra il somaro. A parte scherzi, andrà bene. Una bella festa come sempre, l'organizzazione perfetta, complimenti a tutta la contrada e speriamo veramente di fare un bel palio e, come sempre. Allora ti vedo molto molto serio, molto motivato. Volevo domandare al Fantino, anzi al presidente. Al Fantino presidente. Poi una domanda al presidente. Vai, falla. Secondo me. Vai. Presidente. Ma te sei per il Censino o per la Stella? La scelta è difficile davvero, perché a me Censini mi ha fatto niente per me. Però che vuoi? La Maria Stella lo capisci a te, Yuri. Una domanda che vale una sega, via. No, un'altra domanda, poi dopo domandi te. Il cameraman come lo vedi? Bene, anche il cameraman bene. Una bella triade, mi sembra. Sì, abbastanza bene, via, abbastanza bene. Perfetto. Allora. Aspetta, come lo bene, bene, va bene, alla grande. Secondo te vince lo Jacopi? Ma secondo me vince Mojito. Grazie Censini che sei con me, ma sempre alla grande, sempre col Cavone. Tamburini. Allora, siamo con i tamburini vittoriosi a Contrada Cavone. Allora, ricordiamo nomi. Giulio. Lorenzo. Insomma, è stata una bella competizione. Abbiamo spaccato la piazza, questo è quello che si voleva. Ecco, in che senso? Che noi abbiamo dato il meglio di noi stessi, è da aprire che proviamo, e gli altri ben che siano a casa, noi siamo più forti, insomma. Ecco, benissimo. E oltre a tamburini però ricordiamo anche sbandieratore, dai. Allora, sbandieratori. Vittorio. E eccolo là. Mirko. Come va? Mirko. Ma come va? La soddisfazione è stata tanta perché con tre compagni così il numero doveva per forza essere un numero di livello. E la dimostrazione è stato l'applauso che ci ha attributato la piazza ieri sera dopo il numero. Penso che anche se non abbiamo riportato un premio come sbandieratore, insomma, possa essere più che soddisfacente.
questo. No, in realtà complimenti mi sembra che sono stati abbastanza unanimi da questo punto di vista. Ora però c'è qualcuno che si sta nascondendo, vedo. Sì, là. Sì. Che vabbè, è là dietro, è là dietro. È là dietro. Aspetta, allora presentiamolo. Chi? No, Giovanni Filiberti. Eccoli, Giovanni Filiberti, eccoli. Bene. Di là, Stella, di là. Allora. Giovanni, Giovanni, forza, presentati. Presente. Giovanni. Eccoci. Allora, Giovanni, te domani sarai in piazza. Certamente. Eccoci. Quindi, tutto a posto. Ecco. Tutto a posto. Con i Castelli saremo tutti presenti. Ecco, com'è andata la votazione, appunto? La votazione è andata bene, anche se mi aspettavo un altro punteggio per altre contrade, comunque. Alla grande. Un altro punteggio per chi? Per il Cavone. Per il Cavone. Bene, allora con questa immagine si chiude le scene propiziatorie Palio Straordinario 2016.